2 luglio 2018, siamo in Abruzzo, io sono Carlotta, siamo in diretta da Scanno, dove sta iniziando, salvo problemi della diretta, la cerimonia di inaugurazione della 14ª edizione del Trofeo Nazionale Formula WISP di pattinaggio artistico a rotelle, trofeo che ha visto il suo esordio proprio sul parquet di questo palazzetto. Da oggi 2 luglio fino al 18 luglio, in questi 18 giorni di manifestazione, saranno 1500 gli atleti che qui a Scanno, atleti dagli 8 ai 20 anni, si avvicenderanno su questo parquet. Appartengono a 230 società e provengono da 13 regioni. Ma adesso spazio alla musica. Il trofeo nazionale Formula WISP è un trofeo particolarmente importante per il settore pattinaggio della WISP. E per capire meglio che cosa questa manifestazione significa, lascio la parola a Raffaele Narcarlo, responsabile nazionale del pattinaggio della WISP. Buongiorno a tutti, oggi, come ha detto la nostra brava presentatrice, e diamo inizio alla cerimonia, ai campionati nazionali di Formula WISP. Quest'anno sono veramente felice perché avremo 1500 partecipanti in rappresentanza di 230 società provenienti da 13 regioni, e questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché vuol dire che stiamo lavorando e stiamo andando sulla strada giusta che la WISP ci sta indicando, la partecipazione, per la massima partecipazione, per uno sport aperto a tutti. Quello che vogliamo dire in più è che quest'anno, per la prima volta nella nostra storia, abbiamo tolto la selettività ai nostri campionati, questo sempre per dar modo a atleti anche meno tecnicamente preparati per poter partecipare alle nostre attività, proprio nello spirito della nostra associazione. Un buon divertimento a tutti, un ringraziamento alla città di Scanno che ci sta veramente organizzando in maniera eccezionale. Grazie, arrivederci. Grazie Raffaele. E proprio a proposito di quanto appena detto, cerchiamo di carpire qualche commento a caldo, intanto che i ragazzi continuano a meravigliare il pubblico con la loro esibizione. Noi ci stiamo avvicinando al pubblico con queste belle odalische, piccole, grandi. Gli atleti di Scanno hanno dagli 8 ai 20 anni, sono ragazzi, sono ragazze. Andiamo a cercare qualche genitore di qualche atleta. Sono qui, più curiosi, sono addirittura appoggiati alla transenna, proprio per stare vicini ai loro atleti. Eccoli, questa mamma. Signora, buongiorno. Buongiorno. Siamo in diretta sulla pagina Facebook della WISP. Lei è mamma di un atleta? Ne ho due in gara. Però, e da dove venite? Dal Friuli Venezia Giulia. Siamo alla 14ª edizione del Trofeo Formula, che torna a Scanno dopo 3 anni. Che cosa ne pensa di questa location scelta quest'anno dalla WISP per il trofeo? Beh, il posto è molto bello, comunque l'organizzazione è anche molto organizzata e molto bravi. Si dorme bene la notte, quindi le atlete corrono volentieri durante il giorno, si sta molto bene. La ringrazio, signora, in bocca al lupo alle sue ragazze. Grazie. Buon divertimento. Continuiamo a cercare, cerchiamo qualcun altro, cerchiamo
un'impressione tecnica, visto che quest'anno è cambiata la formula del trofeo formula, scusate il gioco di parole. Vedo un tesserino qua. Lei è un allenatore, un tecnico? Sì. Buongiorno, ben arrivato a Scanno. Da dove arriva? Da Bologna. Da quest'anno non è più prevista la selezione per gli atleti, ci ha appena detto il presidente Nacarlo. Ritiene che questa nuova impostazione tenda a dare la possibilità di partecipare a un numero maggiore di atleti. Cosa ne pensa? Secondo me è stata una bella idea, soprattutto perché così possono partecipare chiunque, chiunque possa partecipare, chiunque può partecipare, anche se non ha appunto avuto questa selezione. Secondo me appunto tutti possono fare il campionato italiano, che è un'opportunità bellissima per tutti. Quindi nel pieno spirito WISP, Unione Italiana Sport per esatto, tutti. Esattamente proprio. Grazie e in bocca al lupo per i suoi atleti. Grazie. E su queste immagini dei nostri ragazzi noi vi salutiamo. Per 18 giorni i campionati WISP saranno qua a Scanno tutti i giorni, con più gare al giorno. Vi aspettiamo e vi diamo appuntamento alle prossime giornate. Arrivederci, grazie.